Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Qui è Lori 12 che vi parla, ragazzi, scusate se è da molti mesi che non vi porto un video, ma finalmente siamo tornati. Siamo tornati con una vecchia serie che avevo iniziato anni fa, Hard Time, ovvero la prigione, ragazzi, praticamente un gioco di prigione. Allora, prima di tutto, adesso comunque vi spiego un po' di cosa si tratta. Praticamente noi andiamo in prigione e niente, dobbiamo cercare di sopravvivere. Allora, io direi di cambiarci nome prima di tutto, perché quello è importantissimo. Ci chiamiamo Jack, come Jack lo squartatore. Ok. L'età, ovviamente, non voglio essere un vecchio babbo. L'età comunque, ragazzi, vi dico, non influenza nulla. 33 anni, dai. 35. Ovviamente siamo un maschio. Ci facciamo giganteschi. O un nano. Questa prima partita io direi di fare, ragazzi, tutto normale, senza fare chissà cosa. La forza. Ah, ok, abbiamo dei punti. Allora, io di metterci, direi, la reputazione non ci importa. Più forza, intelligenza neanche ci importa. Forza e agilità, mettiamoci, ragazzi. Fidatevi, ok. Poi qua come andiamo in giro? Normale, direi. A camminare, vediamo. Così, ok. Costumi. Allora, di sicuro io, ragazzi, vi dico, non voglio avere in faccia. Non questo. Dov'è? Non la bere. Ok, quella maschera è orrenda. Ci mettiamo qualcosa di bello. Qua ragazzi ovviamente potete customizzarlo come vi pare. Io adesso vedo un po' che potrebbe andare bene. Ah, ce ne sono pochi comunque, non è chissà cosa. Vi dico anzi nulla, non ci interessa. Allora, direi va bene così tanto. Costumi da civile, poliziotto. Sì, dai. Ok. Qui vabbè ragazzi, ovviamente vi dico, ci sono un botto di impostazioni in cui potete fare di tutto, cioè le mosse speciali, potete vedere come cioè, le fate, vabbè, a noi non ci interessa adesso, iniziamo subito. Ok, ci hanno accusato che abbiamo urinato in pubblico, vediamo, il giudice questo è. 66 giorni. Ah, una correzione facilitata, vediamo. Non sarà un lungo tempo, ma dovrò essere fortunato per sopravvivere perché saranno tempi duri. Uff. Ah, getta questo animale e guardalo l'occhio. Praticamente ci stanno trattando come delle bestie, ragazzi. Sono chiamato S02. Vado alla cella sud. Dalle 10 di sera alle 7 di mattina praticamente devo andare a dormire. E altrimenti mi menano se mi trovano fuori. Non preoccuparti. Vabbè, ragazzi, non so molto l'inglese, però. Comunque, questo è. Come vedete, ragazzi, vedete l'agilità. Siamo velocissimi. La forza, ovviamente, la possiamo testare. Non sui poliziotti, se no ci crepano, altrimenti. Poi, ragazzi, da qua dormiamo. Possiamo fare varie cose. Allora, i comandi un po' me li ricordo. Non molto, però dovrei un po' ricordarmeli. Tra l'altro, sono troppo grandi, quindi dovrei un attimo rimpicciolirli. Allora, la mappa non c'è, però la possiamo vedere se andiamo tipo qua. Caffetteria, comunque ci stanno varie cose. Allora, questo ci chiede informazioni. Vabbè, non ci interessa. Compì, ragazzi, prendiamo. Ti mangiamo. R, corriamo. Praticamente usiamo l'abilità degli oggetti. Là c'è anche un coltello, vabbè. Con A colpiamo, G prese, poi tipo RP per dare fuoco, mi ricordo. Possiamo fumare, ci aumenta l'intelligenza. Vi dico comunque, praticamente se la intelligenza va a zero, noi diventiamo tipo esauriti, attacco nervoso e quindi perdiamo i comandi. Vabbè, adesso non perdiamo tempo, ragazzi. Quello che voglio fare è rubare il mitra di questo. Fidatevi, adesso faccio una strage. No, no, devo stare attento, ragazzi. Non devo fare cagate. Devo riuscire a prendere il mitra. Mi vuole menare?
Allora, devo prendere il mitra e tritarlo. Ragazzi, devo agire in fretta. Ok, ce l'ho fatta. Vai, iniziamo. Ok. Lo dobbiamo. Purtroppo non è più come una volta che si può abbassare il mitra. Però li possiamo tritare lo stesso. Dobbiamo stare attenti a non farci colpire, se no è la fine. No, mi stava per prendere. Mannaggia lui. La dinamite può esplodere, però sta attenti. Se esplode la dinamite è morto lui. La dinamite ancora esplode. Lui è morto, che abbiamo eliminato un poliziotto. Allora, o che esplosa, l'ho distrutto male a lui. Faccio cadere il mitra e lo inizio a distruggere. Ok, gli ho spaccato la schiena, è morto anche lui. Ho eliminato due poliziotti, ragazzi. Sono. Ok, già abbiamo fatto fuori due persone. Cavolo! No! Cavolo, ci stava per sparare col fucile, non so se l'avete visto. Dobbiamo distruggerlo. Allora, devo stare attento, ragazzi, perché se io sbatto con il mitra, tipo, a terra su di lui, potrebbe esplodere. Ok, forse morirà anche lui. Vediamo. Non è morto, ok. Troppo facile. Potrebbe esplodere il mitra, devo stare attento. No, alla fine, mi ha preso, ragazzi, alla fine. Adesso mi arresterà. Purtroppo, ragazzi, mi ha preso alla fine. Mi porta dal giudice adesso. Adesso qual è la storia? Perché l'ha arrestato? Eh? È diventato aggressivo. E ci vuole massacrare tutti. Dice che però hanno iniziato loro a combattere. Vediamo a chi dà ragione, ragazzi. Dopo le evidenti prove. Ma ha dato ragione. Perfetto. Uff, non ci credo. Ho anche fatto fuori due persone, però mi ha dato ragione. Questi stanno ancora qua e sono morti. Bah, strano. Comunque. Credo che potremmo dormire un attimo. C'è ancora tutto. Lo possiamo eliminare. Ok. Non è morto. Stava per morire, però, ho detto, a causa nostra. Usiamo il fucile, ragazzi, è meglio. Forse morirà adesso, ragazzi, fidati. L'abbiamo eliminato? Ok, l'abbiamo eliminato. Dormiamo un attimo, ragazzi. Se dormite, recuperate. Ah, però, ragazzi, c'è anche il pranzo, vi dico. Potete recuperare molto più velocemente la salute mangiando, più che dormendo. Ok, vabbè, qua praticamente tutto in lutto, che è morto. Tra l'altro, l'abbiamo eliminato noi, quindi. Vabbè, lasciamo stare. Che beviamo un po'. Ma cosa fai? Non salire con i piedi sul tavolo. Bellissimo, tra l'altro, mentre beve cade l'acqua. Allora, quest'acqua è infinita. Ok, ragazzi, adesso vi faccio vedere come si lancia la birra. Siete pronti? Colpirò questo qua, ciccione. No, è esplosa, ma non ho combinato niente. Accidenti. Rubiamo una pistola a sto poliziotto tonto. No, è mia ora. Ho guadagnato anche la reputazione, ci sta. No, adesso alla fine ci arrestano di nuovo. Vabbè, lasciamo stare. Vediamo chi ci dà ragione. Ci ha ridato ragione, questo giudice mi sta molto simpatico. Perfetto. Allora. Ah sì, anche quest'altro che abbiamo eliminato, vabbè. Questo qua tra l'altro che fa la preghiera, che poi l'ha eliminato lui, vabbè, lasciamo stare. Abbiamo un fucile.
Vabbè, questo è un nuovo prigioniero. Potremmo, ragazzi, qua evadere, però prima dobbiamo eliminare i poliziotti. Vedete, ragazzi, ci fermano se cerchiamo di evadere. Si è pentito, però, vedete? Ora ci arresterà sicuro. Invece no, ci mena solo. Ora, ragazzi, vi giuro che lo farò fuori lui. Ci vuole una crepa. Mamma mia, che rischio. Allora, ragazzi, dormiamo, va. Ho sonno. Ok, ragazzi, siamo arrivati qua e non ci sta niente, vabbè. Io volevo più che altro evadere di prigione. Vabbè, proviamo a evadere perché, ragazzi, comunque fra un po' finirò il video comunque, perché questo è il primo episodio, giusto così. A vedere se può andare bene, a riportarvi questa serie. Allora, però se evadiamo adesso ci faranno cadere sicuro. Vediamo. Ci stanno sparando, vedete, sti infamioni. Chi cavolo ci ha sparato? Accidenti. Ok, devo rubare un fucile e far fuori tutti, se no ci sparano. E devo rubare il fucile di sto qua, se riesco. No. Godo, gli ho rubato, è la fine. Lo posso ammazzare. Ok? Godo. Ah sì, è la fine. Li sto a crepamo. Mo' li crepo. Ok? Li posso far fuori tutti e due. Che uno forse morirà, ragazzi. Invece no, non è morto. Gli spariamo però. Forse lui morirà adesso. Invece no, non muore mai nessuno. Quell'altro no, invece si riprendono sempre. Quest'altro stavolta. Vabbè, non muore nessuno, ragazzi. Sta attento. Quello là che mi voleva colpire. Dai, ragazzi, quante. Ok, lui è morto. No, è la fine, ci ha preso. È la fine. Accidenti, mi sono fatto prendere. Non ci credo. Neppure è arrivato l'esaurimento nervoso. Ci ha arrestato, vabbè. Bene, ragazzi. E mentre siamo dal giudice, io direi di concludere qui questo primo episodio di Hard Time, in cui siamo tornati da quell'episodio di anni fa a fare questa serie. E spero vi sia piaciuto il video e che dire, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ragazzi!